Ragazze e ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video finalmente sui prodotti da supermercato. Sono contentissima finalmente di essere riuscita a fare questo video. Vi ho già fatto quello degli alimenti, no? Della parte di shopping bio di alimenti buoni che ho comprato al discount. Vi ho fatto il video, casomai ve lo lascio in sovraimpressione. Vi feci il video con mia sorella, vi mostrammo tutte le cose che avevamo comprato. Vi feci anche il video vlog al supermercato sul mio secondo canale. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi anche al mio secondo canale, casomai vi lascio il link in sovraimpressione nel box informazione, perché il secondo canale non carico solo ricette di cucina, ma anche faccio tanti vlog al supermercato, quindi di prodotti buoni, la nostra spesa, recensioni, insomma sempre bio, cose buone. Quindi già avevo fatto sto video vlog al supermercato, le risate così live in diretta. E adesso vi voglio parlare dei prodotti cosmetici, perché come sapete al discount MD, che poi si trova non solo al sud ma anche altre parti d'Italia, e questi stessi prodotti che adesso vi faccio vedere mi hanno detto alcune ragazze che si possono trovare anche in altri supermercati, non solo al discount. Magari voi nei commenti lasciate scritto se avete visto questi prodotti, non so, al Carrefour, non so, altre parti, a volte al supermercato sotto casa, ma in altri negozi, così magari ci possiamo confrontare. Io sto qua con la mia bella busta e non ci sono tante cose buone, perché ci sono tante cose veramente che non hanno buonici, comunque hanno ingredienti dannosi eccetera, però c'è qualcosa di buono ed è talmente economico, tipo veramente 1 euro 50 centesimi, quindi super low cost, veramente economicissimo, prezzi stracciati. Accattatevillo. No, vabbè, sempre questa crema, mi sono accorta che tipo ho 2 barattoli di questa crema che ho comprato, veramente che è talmente buona questa qua, e a volte la compro anche così multiuso, che può servire di origine biologica, ed è una crema multiuso, infatti c'è scritto proprio che è una crema multiuso qua, ed è buona perché questo è il bello di avere 2 prodotti, uno lo vostro e uno qua dietro lo leggo. Comunque c'ha praticamente degli oletti leggeri e poi c'ha belli estratti floreali, ed è una crema molto semplice, idratante, non unge la pelle, quindi si assorbe in fretta, però veramente la lascia morbida e nutrita, e costa poco, un bel barattolone che potete usare se avete magari voi volete una crema corpo, un po' dappertutto, è una crema appunto multiuso. Adesso vi dico prima le cose buone e poi dopo vi dico quelle che non sono buone, perché veramente dobbiamo stare attenti. Ah, questo qua, vabbè, piccola parentesi mangereccia che mi ero dimenticata di dirvelo nel video quello là degli alimenti che abbia fatto mia sorella. Mi sono conservata la carta, cioè guardate come sono fissata per fare le cose precise, ho detto no, lo devo dire alle ragazze perché mi ero dimenticata di dirvi questa cosa delle gallette. Poi tutte le altre cose non ve le dico, quindi andate a vedere il video, non mi voglio ripetere, però queste gallette sono fenomenali di questa marca Vivo Meglio, che appunto ho comprata al discount, perché praticamente non hanno olio di palma, non hanno grassi e zuccheri aggiunti, e sono le gallette di riso col cioccolato fondente sopra che io adoro, e sono tra le migliori dal punto di vista di ingredienti che ho trovato nei vari supermercati, e costano anche pochissimo, quindi ve le straconsiglio ragazzi, sono proprio buone. Tornando alle nostre creme, le creme viso, ops, non mi cascavano sopra, costano poco e veramente sono buone. Poi vengono in questi contenitori di vetro, il barattolino di vetro, e costano oddio, cioè l'ho preso a volo, veramente sono fatta bianca, costano oddio, è vetro, quindi se fa terra si rompe. Comprate veramente tante volte, quindi anche se l'avete nello scatolo non mi impressionate, le conosco veramente a memoria, anche dal punto di vista di lince, dell'utilizzo. Ad esempio mio fidanzato piace tantissimo quella là col tappo azzurro, che poi è idratante base quella là, e secondo me è la migliore, perché dice che non gli unge la pelle. Sapete che i maschi odiano quando le creme sono pesanti, è bella asciutta, se la metteva anche nei capelli, sapeva lui. Comunque vabbè, comunque piaceva tanto, era buona. Comunque anche questa verde e questa rosa non sono male, quella azzurra mi pare che era proprio la migliore. Qua c'è tipo un PEG 40 che non mi piace, però insomma non è proprio all'inizio dell'inci, per quanto costa, c'è anche il burro di karité, insomma sono senza siliconi, senza paraffina, però non hanno un inci perfetto, non sono proprio perfettissime. Ma sto parlando di una crema che adesso non mi ricordo, ma penso che mi pare che costi 2 euro, comunque è proprio poco, quindi essendo nel contenitore di vetro, carina, sono buone, dobbiamo dirlo. Sapete che faccio questi video proprio per darvi delle alternative
i prodotti, diciamo, perfetti, biologici, anche qua dice che gli attivi sono di origine biologica, e attenzione, non è un prodotto che è tutto biologico, gli attivi sono di origine biologica, però hanno un buon inci, sono accettabili, quindi se le trovate e volete spendere poco, perché non tutti sono disposti a spendere 20 euro per una crema biologica, e lo posso capire, ragazze, vanno bene, non vi faranno del male, anzi vi lasciano la pelle. Eccola qua, quella azzurra, guardate, cioè ho conservato il contenitore finito, me lo sono messo qua, e praticamente questa qua è quella là che piace a lui, col tappo azzurro, è finita, cioè l'ha consumata tutta, io adesso questo qua non lo butto, lo lavo, ci tolgo le etichette, ci lo riciclo, ci metto le cremine dentro, perché è molto molto carino, mi impazzisce. Ed è intelligente perché valuta il prodotto, no? Quindi magari anche un altro che è super costoso, così a lui quello è piaciuto, perché anche che costa poco, però la pelle lo accetta, si trova bene, quindi questo dobbiamo dare importanza, non al prezzo. Molto spesso io vedo dei prodotti in commercio americani, costano tantissimo, persone che li recensiscono poi come chissà che fossero i miracoli, che poi vabbè non si capisce. Perché comunque io vado a leggere gli ingredienti, contengono nulla, anzi spesso contengono solo silicone e costano tipo 40-50 euro, qua sto parlando di 2 euro, veramente ottimo. Comunque poi ho comprato queste qua, le salviette Babylillo, troppo carine. Allora, queste qua sono salviette multiuso, troppo carine, perché dopo l'acqua hanno la calendula, estratto di calendula, olio di girasole, olio di mandorla, sono ottime, non hanno ingredienti dannosi, queste qua sono ottime, le potete utilizzare anche come salviette multiuso per le mani se siete fuori, a volte le tengo anche in macchina, tipo mi pulisco le mani, ci potete struccare, potete fare quello che volete. Questo qua è il togli smalto, e vi feci, vi ricordate pure il tutorial con la spugnettina, costa poco, quindi l'ho preso, però anche farlo in casa, casomai vi lascio il video in sovraimpressione per farlo in casa, è carinissimo, è semplice da fare, questo l'ho pagato proprio pochissimi centesimi. Poi ho preso le medicazioni, questi possono sempre servire, cioè sono quelli che si mettono tipo dietro quando c'hai le scarpe col tacco e tipo ti fai i tagli, le bolle, a me si fanno tantissimo, quindi tipo queste qua le piglio e me ne metto qualcuna dentro, vedete sono fatti tondi così, me ne metto nel portafogli così quando esco che tipo che c'ho i tacchi, se mi fanno male me lo metto. Volevo dire queste cose che non andavano bene, ad esempio c'è questo qua, siamo attente, tutte queste cose di questa marca botanica non tutte sono buone, ad esempio questi qua io non li ho comprati, tipo c'erano delle creme, dei doccia crema che comunque hanno ingredienti dannosi, quindi facciamo attenzione. Per la crema mani, ragazze, io vi dissi già in passato che questa crema mani fresh verde, questa qua non andava bene perché aveva ingredienti che non andavano, invece vi consigliai questa qua, questa è buona proprio, crema mani al miele con biestratto di miele e oli naturali, questa è buona e costa poco. Adesso queste qua le trovate vicino, una va bene, una no, quindi ecco perciò bisogna prestare attenzione, non bisogna andare là a comprare qualsiasi cosa, quindi comprare le cose con insomma guardando bene tutti gli ingredienti. Ad esempio c'è questo qua che è un detergente intimo, guardate un po' dagli ingredienti, ci sono PEG e ingredienti super aggressivi che per un detergente intimo non vanno assolutamente bene, perché una zona così delicata, io voglio un inci deve essere buono, non posso andarci a mettere questi tensioattivi aggressivi che mi possono aggredire. Trae un po' in inganno questo titolo, perché ci dice gocce di natura, detergente, avena biologica, senza parabeni, senza questo e senza quello, ma guardate, cioè sembra proprio una cosa naturale che ha un buon inci, però avete visto, l'inci non è assolutamente buono, non è bio, ma non è neanche accettabile, quindi facciamo attenzione, che è la stessa cosa per questo qua, neanche questo all'aloe vera biologico, guardate l'inci, anche questo qua, non so se riuscite a leggere, anche non va assolutamente bene, perché c'ha pure questo un PEG 200, altri ingredienti che comunque sono sintetici, anche molto alti. Ovviamente un PEG, se è 200 e lo trovi molto in alto nell'inci, comunque è peggio. Poi c'è questa marca Cleosan, che ad esempio c'è questo shampoo, ma comunque tante cose ho visto di questa marca, che non hanno assolutamente un buon inci, quindi statene alla larga.
balsamo che somiglia un po' allo Splendor come ingredienti, che io già vi dissi anche in passato che lo Splendor comunque non mi piaceva tanto perché c'erano altri balsami da supermercato che avevano un IC migliore e quindi preferivo consigliarvi quelli là perché hanno sti maledetti conservanti che sono allergizzanti e probabilmente c'è solo di forma aldeide e quindi metilcloro, tiazolinone, questi qua, quindi neanche questo ve lo posso consigliare. Questa qua che è un burro corpo che anche non va assolutamente bene perché c'ha anche questo ingredienti sintetici, c'ha addirittura dimeticone al quarto posto più o meno, quindi purtroppo, ahimè, non va bene. Quindi se dovete prendere una crema prendete questa qua e non quella là. Quindi questo è tutto ragazzi, ho parlato tantissimo, sapete che mi piace tantissimo farvi questi video prodotti sul mercato e ve ne farò un altro a brevissimo che è anche sui prodotti della Lidl e altri supermercati che sto andando sempre in missione, sapete che io vado proprio di persona, compro le cose, vado con mia sorella, mi piace tantissimo fare questo, quindi spero che possiate apprezzare questi video, mi raccomando fatemi sapere se avete provato questi prodotti, lasciatemi nei commenti in quali supermercati volete che noi andassimo a farvi dei video vlog sul mio secondo canale e poi per le recensioni qua sul mio primo canale dei prodotti cosmetici. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale e vi mando un bacio grandissimo. Ciao.